Bella ragazzi, benvenuti al nuovo episodio di Uno contro Uno. Oggi abbiamo l'onore di avere Arix Cuore. Ciao, ciao a tutti, raga. Cuore. Ok, oggi lo facciamo su Black Ops in Nuketown. Le armi sono libere, perché col cecchino sto gioco mi sta sul cazzo, no? Quindi. Beh, prima di tutto volevo fare una premessa, volevo ricordare il download di Tipa, che è di... Tipa? 18 mega. Ok, contro il mio download che è di 3.8, per cui... Vabbè, vabbè, mica c'è la connessione a 4, che cazzo ti lamenti? Vabbè, osti tu, per cui... Ma cambio, cambio un cazzo. Che arma stai usando qua? AK-74U con caricatore aumentato. Leggero pro, maratona pro e gioco di prestigio pro. Guarda la mia di classe, solo che il mio... Ma cazzo sei camperato? Iniziamo, mica. Io non campero, ricordo. Candy mi ha inviato un messaggio. Che c'era dopo? Oh, intanto si arriva una camper. Madonna, mica, da quanto non gioco a sto gioco? Cioè, tu non immagini. Che schifo, vabbè. Beh ragazzi, se avete 40 euro da buttar via, comprate Ninja Gaiden 2 perché ve lo consiglio. Ecco, qua si vede la connessione che regna sovrana. La madonna. 3-0 per il grande Cipa. Porca troia! Sì, ma ragazzi. Non iniziare a rosicare, no, perché no, qua. No, è perché. Non fare come Mauro, perché ho dovuto togliere l'audio. No, scherzo, non l'ho registrato Mauro. Che Mauro veramente. Cioè con Mauro mi sono beccato tipo 5 figli di puttana in una partita sola. Tipo una roba del genere. Ma te li meriti. Poteva di finire? Vabbè, mica è a finta non so quanto. Ma! No, vabbè. Che granata, questa sì che è una granata. Che palle. Hai capito, neanche il tempo di rinascere, ok. Vabbè. Questi episodi non li faccio con Fly perché veramente... Dopo volete farvi due risate e vedere Cipa prendersene tanti, ma tante. Può fare un uno contro uno su Modern Warfare 2 con OX Merku, il nuovo acquisto degli Aerox. Quel ragazzo mi fa paura. 800 tra Call of Duty 4 e Call of Duty 6, circa 800 uno contro uno, mai perso uno. Oh, devo non smetterla di invitarmi. Sì, infatti, mi hanno rotto il cazzo anche a me. Sì, vabbè, poi le crocette regnano sovrane. Sei morto a te, comunque, ai ai ai. Sì, ma... Mamma mia. Ma vaffanculo, va. DCZ. Ah, guarda che si è cambiato il nome Candy, ho messo mamma due Y. Mia, ragazzi, allora, questo come qua buttare via Aerox Candy con una Y e ha speso 800 Microsoft Point, nonché 10 euro per aggiungere una Y. Sì, ma vogliamo parlare del mitico Manno? Allora, ha cambiato tipo... Partiamo Manno, si chiamava El Manno, ha cambiato nome in Low El Manno, ha ricambiato nome in Low Manno, poi ha cambiato nome in Low Scorpion, poi ha ricambiato nome in Low Invisible, poi si è chiamato MDS AI Manno con la I. No, Manno prima senza I. È vero. Prima senza la I e poi con la I. Prima senza I e poi ti ha aggiunto una I, anche lui buttando via 10 euro, ha speso più o meno 300 euro solo di nomi, Manno. Sì. Tra l'altro sempre sì, lo stesso cazzo. Clan, perché ormai 4 anni. Sì. No, 4 anni beh, no. Se viene dicembre sono 4 anni. Ma che cazzo stai dicendo? Siamo conosciuti minchia a aprile. Che cazzo stai dicendo? Negli Italia, ma tu non, ma negli tu non IPP ti cazzo, io me li ricordo. Ma tu che tu non ti ricordi un cazzo, non ti ricordi. Cioè, altro che palle. Mi sto bruciando i neuroni. Ho conosciuto io solo a febbraio, cioè che cazzo stai dicendo qua? Dove cazzo stai? Io t'ho visto però. Se stai fermo, Cristo. Oh, che cazzo sei finito? Guarda, lo sapevo che era froce, si metteva dietro la macchina. Perché minchia. Quando la Mauro 2 è un po' così. Ma no, è così un cazzo, un po' così. Lo, bastardo, queste cazzo di cuffie. Infami di merda.
Io non ho le cuffie come le tue. Sì, ma ho visto le cuffie che tu vuole prendere Aerox SHK. Sì, ma quel pa- quello lì è un pazzo. È Astro a 40, 300 euro di cuffie. Mamma mia. Quello è deficiente. Ma... ma cosa, ma? T'ho anticipato di brutto. No, no, no. Non è vero. Non puoi perdere. Adesso no. Te lo dico io. Oh, aia, inizia. Ma vuoi fare un saluto a qualche familiare di Manno? Volevo salutare la sorella di Aerox Manno e ringraziarla. E poi boh, salutare sì, la mamma di Aerox Blasu. Sì, ma lagga. Soprannominata Triolara, perché avendo un negozio di ortofrutticoli lei è capace di raddrizzare i cetrioli. Non solo lei lo sa fare, in tutto il mondo. Famiglia anche Blasu, tra l'altro. Poi vabbè, T'ho sentito! T'ho sentito in casa, merda. Affanculo, becca, ti sta cercando. Poi ci sarebbe anche un'altra sorella da salutare. Ma! No. Non può. No. In questo momento non può. Vabbè, comunque, in ogni caso. Adesso ci prepariamo. Al gran finale, che tanto minchia, manca un'uccisione. Cos'è che devo dire? Aspetta, cazzo, mi sono dimenticato. Ah, l'episodio precedente, cuore. Se non l'hai sentito, avevamo parlato della faccia di Manno quadrata. Manno. Allora. Un po' spigoloso, diciamo. Un po' spigoloso. Cazzo, no, ma allora, dal vivo, ragazzi, lo sai anche tu, rende meglio delle foto, dai. Sì. Rende meglio, sì. Con la sua Yaris che slitta con intanto non so cosa. Io e Manno con la sua Yaris ai 172 in autostrada. Sì, non sai neanche lui come ci è arrivato a 70. No, ma c'era la macchina che scorlava tutta e le ruote che stavano uscendo. È stata una cosa bruttissima. Va bene. Tanto ti dovrò ammazzare prima o poi. Ciao, dai, basta. Ma ero ti coglione a camperarti, brutto stronzo. Ma affanculo. Ok, vabbè. Abbiamo finito questo episodio di 1v1. Saluta cuore. Ciao a tutti, grazie. Alla prossima la farò contro Manno, credo. L'ho già detto l'episodio precedente, se che la facevo contro Manno, però boh. È uguale. Alla prossima. Ciao a tutti.